Il CAM edilizia aiuta a prevenire e ridurre l'inquinamento in aria, acqua e suolo? Questo è un altro obiettivo ambientale del DNSH e quindi anche la guida operativa del PNRR si occupa di questo obiettivo di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento. Questa è la scheda che riguarda le nuove costruzioni e le ristrutturazioni degli edifici e troviamo appunto il vincolo di DNSH, prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Che cosa ci dice la guida operativa? Ci dice che dobbiamo, nei nostri progetti PNRR in questo caso, dobbiamo fare attenzione ai materiali che utilizziamo e anche alla gestione ambientale del cantiere. Qui il tema grande, che poi vediamo è ripreso anche dal CAM edilizia, è quello dell'utilizzo di materiali, componenti, materiali da costruzione che non contengano sostanze pericolose con riferimento al regolamento REACH. E anche nella gestione del cantiere, nella progettazione, organizzazione e gestione del cantiere devono essere rispettate una serie di requisiti proprio per evitare che delle sostanze pericolose vadano a inquinare l'aria, l'acqua e il suolo nell'ambito appunto delle operazioni di realizzazione dell'opera, quindi in cantiere. Il CAM prescrive, oltre a questi elementi già indicati in maniera un po' più generica dalla guida operativa del PNRR, invece va ad indicare in maniera molto specifica quali sono queste sostanze chimiche che non devono essere utilizzate all'interno dei prodotti appunto utilizzati per i progetti pubblici che devono essere appunto conformi al CAM edilizia, e vediamo qui ad esempio il caso degli isolanti termici e acustici. Nell'articolo 257 trovate questi 5 punti che prevedono ad esempio che negli isolanti termici e acustici non debbano essere aggiunte nel loro processo produttivo delle sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione secondo il regolamento REACH in una concentrazione superiore allo 0,1% di peso sul peso del prodotto. Quindi non devono superare queste concentrazioni anche soltanto quelle sostanze chimiche pericolose che sono candidate ad essere incluse nella lista del regolamento REACH. Un altro tema è quello degli ODP, quindi in questi isolanti non devono essere aggiunti prodotti, agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono, quindi che siano delle sostanze ozone depletion, come per esempio gli HCFC. Un altro tema che riguarda sempre gli isolanti termici e acustici sono i catalizzatori al piombo, e quindi questi prodotti devono essere realizzati senza utilizzare catalizzatori al piombo e quindi sia nel caso in cui i prodotti vengano spruzzati oppure nel corso proprio della formazione della schiuma di plastica. Un altro elemento riguarda le resine di polistirene espandibili. In questo caso gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito, quindi questo elemento critico dell'agente espandente viene lasciato ad una percentuale minima possibile per il prodotto. Infine, per quanto riguarda le lame minerali, anche qui ci sono degli elementi di attenzione, delle sostanze chimiche che devono appunto nel processo produttivo devono essere appunto considerate. Naturalmente tutti questi aspetti devono essere certificati. Sappiamo che i CAM, non solo il CAM edilizia, ma tutti i CAM prevedono dei mezzi di prova per la dimostrazione della effettiva prestazione ambientale che il CAM prevede, e quindi ciascuno di questi materiali deve essere appunto accompagnato da un'etichetta ecologica o, come in questo caso, da prove di laboratorio, ad esempio. Le pavimentazioni: per le pavimentazioni dure, per esempio le piastrelle in ceramica, si fa riferimento alla decisione 607 del 2009, l'Ecolabel, che prevede tutta una serie di limitazioni, per esempio nell'uso degli additivi nel processo produttivo delle ceramiche, per esempio metalli pesanti come il piombo, il cadmio e l'antimonio hanno appunto questi metalli pesanti hanno delle limitazioni proprio espresse all'interno della decisione 607.
Un altro criterio previsto per le pavimentazioni dure sono anche qui delle prescrizioni che riguardano le emissioni in aria, le emissioni in acqua e poi il rilascio di sostanze pericolose per quanto riguarda però le suole piastrelle vetrificate. Le pavimentazioni resilienti invece, cioè le pavimentazioni in PVC, in linoleum, in altre materie plastiche, in questo caso non possono essere prodotte utilizzando dei ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del regolamento 1272 del 2008. E anche qui naturalmente occorrono tutte le certificazioni e mezzi di prova necessari a dimostrare il rispetto di questo criterio. Per le pitture e le vernici, anche qui il CAM Edilizia fa riferimento alla decisione Ecolabel, quindi che riguarda le pitture e vernici, e in questo caso quindi o vengono utilizzate proprio pitture e vernici col marchio di qualità ecologica Ecolabel, oppure non devono contenere questi materiali non devono contenere additivi anche qua a base di cadmio, piombo, cromo, esavalente, mercurio, arsenico e selenio in una concentrazione superiore allo 0,010%. E inoltre, oltre a questo criterio che abbiamo appena visto, non devono contenere sostanze o miscele che vengono classificate sempre ai sensi del REACH e del regolamento 1272 come pericolose per l'ambiente acquatico. L'ultima slide che vediamo invece riguarda ancora una volta il cantiere. Sono delle misure che il progettista deve prevedere all'interno del progetto di cantiere e dell'organizzazione del cantiere per ridurre, per abbattere le emissioni gassose legate alle macchine operatrici e alle macchine di cantiere che vengono utilizzate per la realizzazione dell'opera. E qui si fa riferimento al regolamento 1628 del 2016 che prevede appunto l'obbligo di utilizzare macchine operatrici. Ci sono delle diverse fasi, diciamo, di applicazione della norma, quindi devono essere utilizzati macchine da cantiere con fasi minime 3A a decorrere da gennaio 2022, quindi siamo in questa fase in questo momento, poi la fase 4 a decorrere da gennaio 2024 e infine da gennaio 2026 invece dobbiamo utilizzare macchine operatrici fase 5. Troviamo nel CAM, anche sempre nell'ambito delle prestazioni ambientali del cantiere, troviamo poi tutta una serie di misure per l'abbattimento delle polveri e dei fumi anche attraverso l'impiego per esempio di irrorazione nelle aree di lavorazione con acqua, possibilmente acqua di recupero o con altre tecniche di contenimento di questo fenomeno di sollevamento delle polveri.